Allora Presidente, eh, sicuramente eh, il diabete è stato messo un po' da parte dalla Regione, ossia cioè il provvedimento sembrava buono ma in realtà non si è concretizzato. Quello che oggi mh, veniamo in qualche modo a, a denunciare è la situazione nata due anni fa. Allora quando il direttore generale d'amore della Napoli 2 Nord, in assenza di alcuna attività da parte del comparto pubblico a gestione diretta, eh, sconvenzionò i 12 centri di diabetologia che da 15 anni avevano dato e consentito erogazione eh, a oltre 20.000 diabetici di questo territorio. Eh, Inopinatamente questa quest attività ha leso eh, in modo sostanziale queste strutture, e noi ci ritroviamo adesso con i cittadini, con i centri e con le imprese a due anni. Punto è da capo. Loro hanno adottato sabato scorso una nuova eh, decreto sulla diabetologia che riporta i termini per la Napoli 2 nel binario corretto dell'accordo che avevamo fatto a maggio scorso, quindi quattro presidi a gestione diretta pubblica e otto ai privati. Questo è l'accordo e questo è il decreto che oggi presenteremo. Ma tutto ciò non basta, nel senso che noi siamo assolutamente coscienti che mettere adesso. In esecuzione questo deliberato, questa attività ci vorrà ancora molto tempo, va bene? Per tutti i passaggi propri del leader procedurale e pertanto chiediamo oggi al presidente De Luca, nonché commissario, di consentire dal 1 febbraio l'apertura di questi centri privati in attività assistenziale convenzionata al fine di poter dare una risposta alle centinaia, forse migliaia, di assistiti che sono stati abbandonati e che durante l'assemblea dimostreremo dove sono andati a finire ospite di questa manifestazione è un paziente, un paziente che ha un po' di cose da chiarire. Allora so che lei si è prenotato quando? Eh, se, mi sono prenotato, prenotato recentemente, eh, due settimane fa, eh, dove io devo andare eh, ad Caivano, a Arzano, per fare un fondo oculare, per fare uh, un elettrocardiogramma, per fare quelle analisi che io facevo dalla, uh, dal centro dalla, privato privata, e, e sto, stavo bene adesso io mi devo spostare 50 km che sono una, cardiopatico, portatore portatori PESMEC uh, diabetico, due ansoplastiche cioè io mi devo spostare da un paese all'altro e chi mi accompagna a me? La regione eh? chi è che mi cura a me? allora io stavo bene adesso parliamo di... noi, sto male perché il centro diabetico privato eh, mi curava bene tutto quello che c'era da fare. Era tutto compreso: le visite, il era tranquillo, ora invece sta sbattendo con le ASL, con le prenotazioni e con tutto questo. Esatto, e vi sembra giusto che una persona a 70 anni deve muoversi da un po'? A, a noi sembra che bisogna proprio cambiare il rapporto con il paziente, perché se una persona è paziente va assistita e non va certo messa in condizione di andare avanti e niente. Sì. Grazie.